Buonasera, buonasera cari amici di livegp.it e benvenuti alla puntata numero 354 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Marco Privitera come sempre in vostra compagnia, pronti anche questa sera per trascorrere un'ora in compagnia parlando di motori, nello specifico di quattro ruote, l'indomani del Gran Premio d'Austria di Formula 1, a proposito del quale parleremo nel corso della puntata, ma non solo, perché daremo spazio come di consueto anche ai portacolori del nostro automobilismo e tra poco andremo a presentarvi ovviamente il nostro primo ospite di questa sera e parleremo delle altre categorie che sono andate in scena nel corso del weekend che si è da poco concluso e che si apprestano invece a sfidarsi in pista durante il prossimo fine settimana. E allora io direi di salutare intanto subito coloro che come ogni settimana ormai questo duo d'attacco mi sembra quasi Immobile e Belotti, no? Nicola Saglia, ciao Nicola. Ciao Marco, buonasera. Io faccio Belotti però allora. Tu sei Belotti, ed ecco, allora Luca è Immobile, nel vero senso della parola. Buonasera a tutti. Immobile, fermo. Ciao ragazzi, allora non facciamo troppo gli spiritosi, perché tanto c'è il nostro primo ospite già collegato, allora lo andiamo subito a salutare, perché ragazzi, mi raccomando, non sarà possibile magari vederlo in autodromo, perché sapete che ci sono ancora delle limitazioni per quanto riguarda l'accesso in pista, però insomma fate il tifo per lui, perché nel prossimo weekend a Monza ci sarà il round italiano della European Le Mans Series e a tenere alti i nostri colori ci sarà il nostro Damiano Fioravanti. Ciao Damiano, come stai? Aspetta, tutto che bene, non ti ho sentito. Bene. Ecco, adesso ti ho sentito. Tutto bene, Damiano? Come stai allora? Sì, tutto bene, grazie. Stiamo preparando per la gara di Monza. Questa volta, come dicevamo nel fuori onda, non farai nemmeno troppa strada, visto che comunque il calendario è ad ampio respiro: Francia, Inghilterra, Belgio, però questa volta Monza, dai, la pista di casa. Sì, anche perché dai, diciamo abbastanza vicino, sono 5 ore qui da Roma. Poi anche le altre gare sono andato in macchina perché poi tra i spostamenti con l'aereo e i tamponi era sempre un macello, quindi poi i voli non c'erano, quindi diciamo che questa è la trasferta vicina. Ecco, intanto mi segnalano che ho scritto regia al posto del mio nome, quindi naturalmente sono entrato troppo nella parte, ma provvederò prontamente. Eccomi qua. Adesso mi vedete. Grazie per la segnalazione, Nicola. Allora, intanto salutiamo coloro che già ci stanno scrivendo. Marco Guidotti che ci augurano buonasera, buonasera anche a te Marco, grazie per essere in nostra compagnia. E tra l'altro vado subito a ricordarvi, insomma, che è possibile seguirci in diretta scrivendo il vostro commento perché i nostri ospiti vi risponderanno direttamente. Abbiamo con noi Damiano Fioravanti, tra poco avremo con noi anche il secondo ospite, ovvero Bernardo Pellegrini, quindi una serata davvero da non perdere. Vi ricordo che siamo in diretta sul nostro sito livegp.it, sulla homepage, seguite tutte le news sul mondo del motorsport, ovviamente su livegp.it. Iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanellina, mettete un bel like alla pagina Facebook di livegp.it e ascoltate tutti i nostri podcast su Spreaker, Spotify, Google Podcast e iTunes, quindi davvero c'è solo l'imbarazzo della scelta. Entriamo insomma a parlare nel vivo di questa puntata numero 354 di Circus, scambiando due chiacchiere naturalmente con il nostro primo ospite. E allora Damiano, prima parte di stagione per te, diciamo così, non fortunatissima, perché le prime uscite stagionali al volante della tua vettura, ricordiamo che tu fai parte della classe LMP3 con il team OneAim Villeurbanne Corse, ti hanno riservato meno forse soddisfazioni di quanto speravi, o meglio, il potenziale c'è, ma le circostanze che una gara di durata spesso caotica come quella della European Le Mans Series non hanno portato a concretizzare questo potenziale. Monza rappresenta probabilmente l'occasione giusta per il riscatto, dico bene? Sì, assolutamente, anche perché dopo le ultime gare, due gare che sono stati due ritiri, quindi a parte il quarto posto della prima gara di Barcellona, le altre due abbiamo fatto 0 punti, quindi diciamo è stato veramente un peccato perché poi bene o male il passo diciamo, per stare nei primi cinque lo abbiamo, quindi perdere punti così è un po' frustrante, però speriamo che a Monza cercheremo di rifarci. Abbiamo fatto qualche test prima della gara.
perché nell'ultima gara di Paul Ricciardo avevamo avuto qualche problema sull'assetto, non so se magari dovuto al possibile incidente della gara prima o comunque magari. Infatti ricordiamo che poi tra l'altro al Red Bull Ring il tuo compagno di squadra è stato coinvolto in un incidente innescato da un'altra vettura all'inizio del secondo giro. Praticamente si è distrutta la macchina, per fortuna nessun problema fisico, e a quel punto avete praticamente dovuto rifare tutto da capo. Avete fatto, mi raccontavi, una sorta di nuovo shakedown al Paul Ricciard. Sì, esatto, poi il team ha avuto veramente pochissimo tempo per ricostruire la macchina, perché sono state solo 2 settimane, e tempo che insomma tutti i pezzi arrivavano, perché comunque lì ha fatto un grande incidente, tutta la parte posteriore, diciamo, erano stati danneggiati i pezzi. Anche il motore è stato mandato a revisionare, quindi ci è voluto un bel po' e siamo arrivati pelo pelo insomma per i test del giovedì, anche grazie al team insomma che hanno fatto un ottimo lavoro. Ecco Damiano, ci racconti un po' qualcosa a proposito del tuo team, dei tuoi compagni di squadra, insomma come ti stai trovando? Tra l'altro ricordiamo che per te non è la prima esperienza in questo campionato, perché già 2 anni fa hai gareggiato in questa categoria, l'anno scorso hai svolto alcune gare nel Lamborghini Super Trofeo e poi quest'anno sei tornato in questo campionato che è molto prestigioso, molto competitivo, ma altrettanto difficile. Ecco, come ti sei calato di nuovo in questa avventura con ancora una volta un team italiano? Allora, diciamo che il rapporto con il team è molto buono, sono comunque un buonissimo team, insomma si conosce da molti anni, lavorano molto bene sulla macchina, quindi sapevo che comunque di aspettarmi un qualcosa di familiare, soprattutto anche perché io ho corso sempre comunque con team italiani, diciamo team abbastanza discreti, quindi anche loro hanno rispettato insomma le mie aspettative assolutamente. L'unico peccato è che comunque con questo non abbiamo fatto moltissimi test quest'anno e ci sta penalizzando un po' sulla qualifica. Perché ecco, pecchiamo un po' in qualifica, mentre invece nel passo gara siamo molto, molto veloci. Però ecco, diciamo che non possiamo lamentarci insomma, con quello che abbiamo a disposizione e quello che sta mettendo insomma, a disposizione anche il team. Ecco, intanto vediamo in sovraimpressione una tua immagine all'interno dell'abitacolo di questa vettura. Ci racconti qualche insomma aneddoto che come si fa a portare al limite questa vettura, insomma non vogliamo svelare i segreti naturalmente dei tuoi avversari, però come si fa a portare al limite questa vettura e quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono? Guarda, sicuramente questa è una vettura che ha molto carico aerodinamico, me ne sono accorto ecco l'ultima volta che sono andato a fare una settimana e mezzo fa, 2 settimane fa al Mugello, c'era un test per il campionato italiano e per il Porsche Carrera Cup Italia, e abbiamo fatto uno shakedown lì perché ecco, avevamo un bel po' di problemi di assetto al Paul Ricciard, e per fare un po' le cose per Monza abbiamo deciso di andare lì, e lì si vede veramente cioè, la differenza che fa rispetto alle altre macchine, eravamo circa quasi 10 secondi più veloci delle Porsche Super Cup e 5 secondi diciamo più veloci dei GT3, quindi diciamo il carico aerodinamico lì soprattutto si sentiva molto, ecco, poi facendo comunque fai sempre riferimento alle altre categorie perché comunque corri anche contro, quindi vedi insomma che per portare la macchina al limite in curva diciamo è un po' più dura rispetto magari a un GT3 che comunque ha l'idroguida e l'ABS, però diciamo non è una macchina magari troppo esagerata come può essere un LMP2, questo neanche lo so perché neanche l'ho mai provata, però non è esagerata ecco con magari un World Series con cui ho fatto un campionato e diciamo un po' più leggera come anche come spingere per arrivare al limite, insomma non è difficile magari tanto quanto quelle macchine lì, insomma come le formule che hanno ancora più carico aerodinamico, però sicuramente è più difficile di un GT3. Ecco, prima di cedere spazio anche alle curiosità da parte di Luca e Nicola, io ho da sottoporre una mia curiosità, nel senso che abbiamo parlato di una gara di durata per quanto riguarda questa tipologia di campionato, siete in 3 piloti a dividervi la vettura nel corso della gara. Ecco, come pianificate le strategie in vista del weekend? Nel senso che la strategia viene pianificata prima del weekend, ovvero chi viene deciso chi parte per primo durante lo stint di gara, oppure a weekend in corso si fa un briefing, non so, il sabato pomeriggio prima della gara e si decide quale strategia adottare in vista della prova dell'indomani? No, solitamente si fa ecco, una strategia in pista,
non per quanto riguarda comunque le curcurziello e quello che succede durante la gara, perché quelli poi sono questioni che riguardano il pit stop e quelle comunque si vedono a parte, però per la decisione dei piloti che partono e chi sale in quale momento, diciamo, si guarda solitamente la posizione di partenza e si cerca un po' di capire con quale strategia correranno anche gli altri piloti, insomma, per non cercare di fare la strategia identica, insomma, che magari trovi dei silver a lottare con dei silver e dei bronze con dei bronze, che magari la situazione cambia poco e niente. Perché comunque infatti le macchine hanno tanto carico aerodinamico, quindi superare è abbastanza difficile. Se tu vai magari 3 decimi più forte di quello avanti a te, non, è quasi impossibile superare, soprattutto in queste piste. Insomma, magari a Monza sarà un po' più facile, però piste come Barcellona, Paul Ricard, era abbastanza complicato. Sì, infatti ci ricordiamo che, tra l'altro, chi ci segue attentamente si ricorderà il nostro bellissimo collegamento con te dalla pit lane del Montmeló, che ci ha svelato un po' proprio in diretta come qual era l'atmosfera che si respirava lì sul tracciato catalano. Allora, avremo nel weekend, tra l'altro, come nostro inviato proprio a Monza, il nostro buon Luca Pellegrini. Luca, allora, puoi già iniziare da ora con le tue domande, Damiano. No, non lo massacro. Semplicemente volevo chiederti, vista la pista di Monza e la differenza con le GT, che sul rettilineo vanno forte, se avete paura che questo potrebbe essere un problema nei doppiaggi, nel farvi doppiare sì. Doppiare voi. Sì, sicuramente sarà un problema. Io mi ricordo anche 2 anni fa, con cui poi correvo con la norma, che era un po' più veloce nel rettilineo ma un po' meno in curva, e anche lì era abbastanza complicato superare. Infatti abbiamo avuto un po' di discussioni con qualche GT, sicuramente quest'anno con le licee, vabbè che alla fine con 50 cavalli in più raggiungono la stessa velocità, però sicuramente ci sarà da lottare anche con loro, soprattutto quando mettono magari una gomma un po' più fresca della nostra, è veramente dura. Nicola, passiamo a te la palla. Sì, io facevo una domanda più invece, diciamo, proiettata verso il futuro. Cioè, volevo chiedere a Damiano, visto che lui vive il mondo endurance, cosa ne pensa della rivoluzione, un po', se vogliamo, del WEC con le hypercar, e cosa pensa del futuro, visto che stanno rientrando tanti marchi prestigiosi, tra cui non ultimo Ferrari, ecco. No, sicuramente è una buona mossa anche per tutti quei piloti, insomma, che aspirano a diventare, insomma, qualcosa e fare insomma come del pilota la loro il futuro la carriera, insomma. Quindi diciamo che aprirà molti più posti da pilota ufficiale per, ecco, molti ragazzi che magari non riescono ad entrare in Formula 1 o comunque in un'ottica, insomma, di essere comunque un pilota ufficiale e fare solo questo come lavoro. Quindi per quello sicuramente è una cosa molto buona. Quello che stanno facendo un po' con l'LMP2, che stanno riducendo un po' la potenza, secondo me è un po' sbagliato, però ecco, adesso la differenza con il P3 anche durante la gara è diventata troppo eccessiva, quindi mettendo in mezzo anche le categorie LMP2 Pro Am, quando sale il bronzo, diciamo, nella categoria Am, se sale un silver nel P3 succede che a volte, diciamo, le velocità quasi si uguagliano, quindi quello è un po' un problema, però insomma per il resto, tanto comunque l'LMP3 non corre alle mani, quindi insomma per il pennello anche nel WEC, quindi per loro sicuramente è una buonissima cosa. Dai Damiano, che prima o poi ti vediamo alle mani, eh? Speriamo, diciamo che questo è un lungo progetto, speriamo che insomma vada a buon termine. E incrociamo le dita, nel frattempo possiamo vederti questo weekend a Monza, e io a questo punto lascio a te la parola per dare, insomma, l'invito a fare il tifo per te, magari non dal vivo perché l'autodromo naturalmente avrà le sue limitazioni per le cause che tutti conosciamo, però sarà possibile seguirti comunque in diretta streaming attraverso i canali del campionato, attraverso i tuoi canali social. Esatto, sì, spero che insomma mi segua la maggior parte delle persone possibili. Purtroppo, ecco, non ho capito neanche il perché, insomma, l'autodromo è ancora chiuso per questo evento della 4 ore, mentre invece sarà aperto per quello della 6 ore della settimana dopo, però sicuramente saranno questioni di organizzazione, insomma, anche con l'organizzazione dell'LMS, però insomma comunque la gara si può vedere bene anche, insomma, dai canali dell'LMS, dal mio canale internet,
dal tuo sito, tra l'altro. Sì, dal mio sito, anche il mio nuovo sito, sì. Tra l'altro ieri abbiamo visto una gara Red Bull Ring, Gran Premio d'Austria di Formula 1, che era, avete visto le tribune, strapiene di tifosi di Max Verstappen, ed è un peccato che non ci sia l'opportunità di godersi questo spettacolo della European Le Mans Series. Ma insomma, faremo il tifo per te da casa, Damiano. Grazie. Io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia e naturalmente ci vediamo nel weekend e poi ci sentiamo quanto prima qui su livegp.it. Certo, grazie mille, grazie ancora Luca, ciao Nicola, grazie ancora, ciao. Buona serata. Ciao, ciao Damiano, grazie, presto, ciao, ciao, ciao. Ecco qua, allora abbiamo... Sì Luca, dimmi. Ha parlato di annunci, avete parlato di annunci del futuro, ricordiamo domani un annuncio molto importante, perché domani sarà presentata la nuova Peugeot Hypercar. Ah, pensavo ti sposassi Luca, no? No, purtroppo mi spiace deluderti, però... Magari usciva fuori di senno e annunciava il matrimonio, non so. No, c'era Peugeot Hypercar che viene... C'è un leone che parliamo di cose serie, no? Perché arriviamo a lunedì sera, voi dovete capire una cosa, ragazzi. Cioè, noi non è che siamo come tutti gli altri che iniziamo la settimana freschi, riposati il lunedì dopo esserci goduti il weekend in panciolle o al mare, come si suol dire. Arriviamo a lunedì sera che, almeno personalmente, ma anche i ragazzi, sono devastati dopo un weekend pazzesco tra Formula 1, MotoGP, c'è chi è andato a Misano, c'è chi è andato a Imola. E quindi arriviamo a lunedì sera che siamo... ancora mentalmente provati, quindi abbiate... è peggio del venerdì. Sì, no, ma non abbiamo giornate, sono tutte uguali per chi lavora in questo settore. Comunque, allora, a parte questa parentesi, intanto salutiamo anche Rosario che ci segue. Andiamo subito, cerchiamo di essere seri perché qui abbiamo un campione con noi che si collega e interviene nella nostra puntata. E allora è con noi l'attuale leader della Top Chat FX 2000 Formula Trophy, Bernardo Pellegrini. Ciao Bernardo. Ti sentiamo un po' piano, magari proviamo a togliere le cuffie o vedere da cosa derivi il problema di audio. Ti sentiamo sempre piano, tanto vediamo, diamo tempo a Bernardo di... Sì, perfetto. Ok, ho fatto le cuffie che non funzionavano bene, tranquillo. Andiamo. Va bene, assolutamente sì. Ciao Bernardo, come stai? Ciao, tutto bene, dai. Sì, è lunedì, però torniamo da un bel weekend, quindi tutto a posto. Ma ecco. Senti, dietro hai ancora spazio per qualche coppa? No, dai, queste qui, peraltro, continuo a spostare le più vecchie, ma continuo ad aggiungerne di nuove, quindi mi sa che... L'unica soluzione è fare un'altra bacheca, perché altrimenti non ci stiamo più. Anche perché voi dovete sapere che Bernardo Pellegrini ha conquistato finora nelle prime 6 gare stagionali ben 4 vittorie e 2 secondi posti. Quindi insomma ha dovuto chiaramente lasciare spazio nella propria bacheca. Qui ci sono anche i tuoi tifosi che ti seguono. Vi ricordiamo che è possibile scriverci attraverso la nostra chat su Facebook, sul canale YouTube, e Bernardo risponderà a tutte, ma proprio tutte le vostre curiosità. Allora parliamo un po' di questo weekend di Misano, Bernardo, che ti ha visto ieri conquistare la vittoria in gara 2 e consolidare la tua leadership in classifica nella Top Jet FX 2000 Formula Trophy. Sì, chiaramente, sai, Misano era una pista che ci dovevamo tornare dopo l'episodio negativo dello scorso anno, che siamo rimasti praticamente un po' con l'amaro in bocca, e diciamo che la gara si prospettava comunque difficile, un po' per le condizioni climatiche, un po' per la concomitanza del campionato GT Fanatec, e ovviamente, sai, c'era tanta gomma a terra, c'era da sistemare bene il setup della macchina e anche gli avversari che chiaramente non erano lì a guardare in questo weekend, hai capito? E però diciamo che hai reagito nel migliore dei modi con la pole position al sabato, poi al secondo posto in gara 1 e vittoria in gara 2, quindi diciamo bottino assolutamente soddisfacente per te. Sì, fortunatamente l'abbiamo un po' raddrizzata la domenica, perché in effetti siamo partiti molto bene con la pole, ma probabilmente complice anche un problema tecnico che ha avuto il mio antagonista, diciamo Paolo Brajnic, che lottava per la pole con me. E però in gara 2 diciamo abbiamo raddrizzato bene la situazione, perché mentre siamo arrivati secondi nella gara 1, nella seconda di domenica mattina
Abbiamo avuto un piccolo contatto io e lui, ma niente di grave, solo che per fortuna questa volta la peggio l'ha avuto lui, per fortuna per me ovviamente, e quindi sono riuscito a portare a casa il risultato col bottino massimo dei punti e soprattutto lui non è arrivato, quindi in ottica campionato questo diciamo mi rende un po' più sereno. Fortunatamente gli altri antagonisti si stanno un po' dividendo le posizioni, le seconde, terze, quarte posizioni, quindi questo mi aiuta un po' a distaccarmi anche dal gruppo. Sai, sull'esperienza dello scorso anno ormai non dico più niente, io sto lavorando gara per gara con la speranza di portare a casa il massimo dei punteggi, diciamo, ad ogni evento che andiamo. Questo è un po' il nostro obiettivo come team, come squadra, e costruire quello che può essere l'evento nel migliore dei modi per portare a casa il massimo risultato. Questa è la strategia attuale. I conti si fanno alla fine, come sempre, no? Quindi ti chiameremo professore, un po' come Alain Prost, anche se il tuo idolo è Gilles Villeneuve. Beh, in realtà, ecco, facciamo gara per gara, però non è fare i conti con i punti, perché col discorso degli scarti, col discorso delle gare che non sappiamo una gara dove andremo a farla e quant'altro, quindi è ancora tutto troppo presto, siamo a metà del campionato, finora è andata molto bene, abbiamo capito che comunque gli avversari si sono anche molto avvicinati e qualcuno anche a volte ci sta davanti, quindi la nostra volontà è quella proprio di vedere l'evento singolo e portare a casa il massimo dei punti. Ci siamo riusciti molto bene finora perché siamo partiti con la gara di Monza con le due vittorie, poi abbiamo proseguito con una vittoria e un secondo posto e ieri la stessa cosa, una vittoria e un secondo posto. Questo diciamo ci fa ben sperare, però come ti dico, anche in gara 1 mi sono praticamente girato per evitare un contatto con Paolo, perdere punti è un attimo, se vai a finire in ghiaia ti fermi e lì inizia già a son dolori, quindi... sai, stare davanti non è sempre facile, soprattutto quando la concorrenza diventa così agguerrita e di conseguenza devi, diciamo, andare più forte di quello che normalmente sei abituato. Questo è il discorso. Intanto continuano ad arrivare i messaggi per te, Paolo Lonardoni, grande Bernardo, sempre il migliore. E abbiamo visto poc'anzi una foto che vorrei... riproporre riguardante il gruppone delle vetture al via, insomma anche ieri grandi numeri per questo campionato che sta registrando sempre un grande successo e tra l'altro ieri oltre alla diretta televisiva, diretta streaming eccetera, era proprio inserito in un contesto come dicevi particolarmente prestigioso, quello del GT World Challenge, insomma immagino che poi sia anche un motivo di soddisfazione per voi piloti il fatto di riuscire a far parte di un evento organizzato in questo modo, con questa visibilità importante per i piloti, per i team e per gli sponsor. Beh, decisamente fare parte di certi contesti aiuta sempre anche proprio per noi che siamo, diciamo, categorie minori rispetto a quelle che possono essere le prime donne, diciamo, di questo evento. Chiaramente a noi fa molto piacere perché è una visibilità importante, abbiamo comunque un grandissimo supporto anche da parte vostra, quindi vedo che la situazione negli ultimi anni si è evoluta parecchio. E mi piace molto partecipare a questo campionato proprio perché è una componente fondamentale per poi proseguire il nostro lavoro, diciamo, di ricerca di eventuali sponsor, di comunicazione, di marketing, perché abbiamo una visibilità importante, soprattutto sul territorio italiano, e questo ci aiuta ad essere, tra virgolette, più appetibili per qualsiasi marchio, qualsiasi possibilità che voglia appunto mettere il loro marchio sulle nostre vetture e avere della visibilità in ambienti di motorsport, perché comunque l'ambiente che poi andiamo a frequentare è veramente di altissimo livello. Questo è confermato anche da ieri. Ecco Bernardo, tra l'altro tu hai parlato dei piccoli contatti che si possono verificare nelle fasi di bagarre. Hai avuto modo di dare un'occhiata al Gran Premio di Formula 1 di ieri in Austria, queste penalità che sono arrivate nei contatti tra Leclerc e Perez, queste diciamo così situazioni al limite che la direzione gara ha sulla quale è intervenuta affibbiando 5 secondi di penalità per delle manovre che in altri contesti erano stati reputati degli episodi di gara. Ora è chiaro, non siamo qui a dire ma se fossimo ancora nel 79 ai tempi di Villeneuve e Arnoux a Digione a quest'ora avrebbero dovuto squalificarli dopo 30 secondi. Chiaramente il metro di giudizio è cambiato, i tempi sono cambiati, le vetture sono cambiate, la mentalità è cambiata.
però non ti sembra che a volte si ecceda un pochino, o quantomeno non vi sia un metro di giudizio omogeneo per quanto riguarda la valutazione di certi episodi? Beh, sicuramente, sai, alla fine le valutazioni fatte a posteriori o fatte da persone che sono davanti a un computer non sono purtroppo identiche a quelle che possono essere fatte da un pilota nel momento in cui sta gareggiando. E a volte sto notando anch'io che sono troppo fiscali su dare sanzioni. Questo tolgono un po' anche, diciamo, la voglia al pilota di provarci, e questo è un problema perché alla fine togliamo spettacolo. Se ogni volta il pilota si sente praticamente criminalizzato di qualsiasi azione che vada a fare, anche per piccoli dettagli, a volte basta mettere la ruota fuori di 10 centimetri che subito parte la sanzione, evidentemente queste sono situazioni che poi vanno a compromettere quello che è lo spettacolo. E a volte ci sono dei piloti che sono veramente dei talenti importanti, che vengono, tra virgolette, tenuti calmi per situazioni di questo tipo qua. Poi una volta che uno prende una penalità, due o tre in un anno, è chiaro che viene a quel punto anche criminalizzato dal team, e gli dicono stai attento, non procedere in questa direzione o nell'altra. Diciamo che io sono del parere di lasciare più libertà, ovviamente, chiaramente nei limiti di quello che possono essere i pericoli connessi, questo è ovvio. Ora le macchine sono molto performanti, non è facile avere il controllo di tutto, però sicuramente un po' di buon senso ci vuole anche da parte di chi giudica, diciamo, certe situazioni di gara. Questo, certo, ma ti è mai capitato nel corso della tua carriera di essere vittima o comunque di assistere a degli episodi dubbi, e come si reagisce in quei casi? Si va a parlare direttamente con la direzione gara? Non è come in Formula 1, però. Guarda, Marco, è veramente molto recente, nel senso, ieri è successo un episodio incredibile. Dopo la curva 14 io ho visto che c'era il cartello con full cursiello di rallentare, quindi dovremmo tutti procedere a 80 km all'ora. L'ho visto solo io dei primi 5. Mi hanno stilato in tre piloti, io ero secondo dietro a Renato Pappaleo, che qui saluto e gli faccio i complimenti, e praticamente mi hanno sfilato in tre, solo che poi dalla postazione 1 alla postazione 2 io avevo recuperato la mia posizione grazie, diciamo, anche agli altri piloti che hanno favorito il mio reinserimento nella seconda posizione. Però per i commissari di gara e per la direzione di gara ero io che avevo recuperato tre posizioni, ma nessuno aveva visto che ero stato passato io. Sono andato comunque con il mio camera car e grazie a Dio abbiamo sistemato la questione, perché era una prova inconfutabile della mia ragione. Fortunatamente è andata così, però può succedere che certi episodi vengano visti in modo diverso da quello che poi succede nella realtà. Una volta ho subito una sanzione per aver sorpassato, o meglio, dopo l'ho anche sistemata anche quello, ho subito una sanzione per aver sorpassato in regime di bandiera gialla, in realtà era una bandiera blu, che però un commissario, diciamo che dalla telecamera sembrava di colore diverso, gialla, che era esposta al concorrente che avevo davanti io. Quindi ho passato il concorrente, sembrava che io l'avessi passato in regime di bandiera gialla. Sono episodi che a volte vanno veramente discussi anche per alcune decine di minuti, vanno ripresi, perché comunque, sai, poi fai tanta fatica per arrivare ai risultati, e a volte ci rimetti magari per così poco, per una valutazione errata. Questo è il problema. Intanto stiamo vedendo anche le immagini della gara di ieri. Tra l'altro, Bernardo, effettivamente noi ci eravamo accorti subito in cabina di commento del fatto che tu avessi rallentato in quella situazione, mentre gli altri forse non si erano accorti immediatamente di quanto era avvenuto dell'esposizione delle bandiere gialle. Quindi a volte bisognerebbe magari seguire anche le nostre telecronache per dare sto scherzando naturalmente, poi massimo rispetto per chi opera ovviamente in direzione gara, e per capiamo che hanno a che fare naturalmente con decine di situazioni da analizzare in brevissimo tempo. Ecco, io cedo la parola per le sue curiosità a Nicola, che quest'anno tra l'altro ha avuto anche occasione di assaggiare da vicino il paddock della Formula X Racing Weekend in un paio di occasioni, per le tue domande. A te, Nicola. Sì, no, io volevo semplicemente chiedere a Bernardo, l'ha già accennato in parte, ma cosa vuol dire per una vettura come quella che guidi tu, comunque per il tuo campionato, correre insieme a un campionato GT come il GT World Challenge Europe,
che immagino dal punto di vista della pista proprio, della guida, cioè immagino che il GT, insomma, il fatto della gommatura, no, sul tracciato sia un po' diversa rispetto a quando magari correte con la Formula X Series o con, magari, se vogliamo, in altri contesti. Ecco, cosa cambia dal punto di vista di un pilota in questa situazione? Cambia nel senso che comunque troviamo spesso nella pista della gomma assolutamente diversa. Peraltro le linee, le traiettorie che facciamo noi sono differenti da quelle che fanno con le GT, soprattutto su una pista come Misano, che ha dei cordoli molto bassi perché è una pista da moto, sinceramente, e di conseguenza le GT sfruttano al 100% il tracciato, e spesso noi dove mettiamo le ruote troviamo della gomma di altre categorie, appunto delle GT, che quando sono tante di questo livello sono sempre gomme praticamente molto fresche, depositano sul tracciato veramente una situazione di gomma alternativa. Questo cosa vuol dire? Che ci troviamo a volte delle difficoltà anche sui setup delle nostre vetture, perché troviamo una pista che può cambiare, può variare anche dalla mattina alla sera di un secondo e mezzo, due. E quindi dobbiamo un po' correre dietro a questa variante in maniera abbastanza continua e in maniera abbastanza precisa. Non è sempre facile, però cerchiamo sicuramente di fare il nostro meglio, perché la nostra gomma quando si sporca non ha più la stessa resa. Sportiamo magari sulle gomme anteriori, soprattutto quando abbiamo quelle situazioni di safety car o di, appunto, full curiello, ci dobbiamo rallentare molto, ci sono dei depositi di gomma che creano veramente un disagio nelle frenate, nelle situazioni dove serve l'aderenza. Ecco, avete visto anche in queste immagini qua che all'esterno della traiettoria c'era parecchia gomma, insomma, questo quello che può succedere, però fa parte del gioco, insomma, è così per tutti. Abbiamo visto alcune delle fasi di gara, qui ti vediamo in lotta con Papaleo in gara 2, poco dopo l'uscita di scena di Breinic. Ecco, il campionato del quale stiamo parlando, naturalmente, il Top Jet FX 2000 Formula Trophy, è una categoria nell'ambito della quale gareggiano piloti un po' di tutte le generazioni, potremmo dire, perché si va dal gentleman driver, comunque ai giovani piloti che stanno cercando uno sbocco nell'automobilismo a livello di monoposto. Ecco, quindi è anche bello potersi confrontare da questo punto di vista, perché si trovano piloti un po' di tutte le età. Beh, sicuramente è un'ottima vetrina, perché dà appunto l'opportunità ai giovani piloti di magari di secondo livello oppure di categorie diverse di impegnarsi su dei circuiti di importanza mondiale. Questo li aiuta molto a crescere e anche ad avere magari delle situazioni in cui confrontano, magari anche per poche curve, con piloti con più esperienza o con macchine diverse, ma gli aiuta molto anche ad imparare, perché comunque hanno l'opportunità di vedere le linee che possono fare con le vetture Formula, che sono spesso diverse da altre vetture, e di capire qual è il potenziale di queste vetture qua. Come gentleman sicuramente siamo in molti, magari abbiamo vetture anche abbastanza competitive, ce ne sono alcune veramente, a parte la 320 di Paolo, che è veramente una vettura stratosferica e che peraltro, lo confermo qui, lui ha interpretato nel migliore dei modi, perché la sta guidando veramente bene. Ci sono vetture come la mia, come quella di Renato Papaleo, anche quella di Cimarelli o quella di Rasero, che sono auto che comunque hanno delle prestazioni assolute, che sono state usate fino a pochi anni fa nei campionati, diciamo, ufficiali e da professionisti, quindi posso garantirti che sono vetture che hanno bisogno di una certa pratica e anche di un certo allenamento per queste prestazioni qua. Molto importante, insomma, sicuro. Ecco, tra l'altro abbiamo visto alcune immagini che ritraevano gli uomini del tuo team HT Powertrain. È sempre molto importante godere del supporto di uno staff comunque di alto livello che ti segue ormai da anni, giusto Bernardo? Ma sì, ormai siamo veramente, è un gruppo che è diventato una famiglia. Io è anni che frequento Pasquale Penta, che è il team manager di HT Powertrain, e siamo sempre rimasti molto uniti, abbiamo avuto poi un rapporto di amicizia, poi c'è sempre qualche inserimento di qualche persona esterna, però che entra nel gruppo con estrema soddisfazione, perché la voglia è quella di divertirsi e di portare a casa i risultati. È fondamentale per andare a questi livelli avere il massimo supporto. L'azienda
è un'azienda collaudata che è su questo campionato ormai da parecchi anni e di conseguenza ha un'esperienza tale per darmi il massimo supporto. La vettura è una vettura che è molto è conosciuta e ha praticamente delle caratteristiche per cui con il team serve una certa, un certo feeling e un'affidabilità assoluta, insomma, questo è fondamentale. Luca, spazio a te per la tua curiosità per Bernardo. Ciao Bernardo. Semplicemente in un weekend così con le GT non ti è venuta voglia di cambiare e passare dalle formule al mondo delle ruote coperte? Sono un veterano delle corse più che altro per l'età, non è che ho tantissimi anni di carriera alle spalle perché ho iniziato tardi con i kart, però io ho sempre amato le ruote scoperte. Ti posso garantire che ogni tanto salgo su delle vetture GT o per dei test. Abbiamo sempre qualche possibilità, diciamo noi nell'ambiente, di salire su vetture di tipo diverso, però quando io ritorno sulla mia formula non c'è niente da fare, è l'unica che mi soddisfa realmente. È una vettura che ha una percorrenza di velocità in curva estrema e una frenata molto tardiva, è proprio l'espressione dell'auto da corsa. Peraltro la Formula 3, ti dico, è molto propedeutica perché noi non abbiamo tanti cavalli, quindi questo ci insegna a mantenere una velocità in curva molto elevata. Dobbiamo sfruttare al massimo l'aerodinamica della vettura e questo ci dà quella sensazione che altre vetture non mi danno. Io, diciamo, non essendo giovane, non so se troverei un campionato che mi dà le stesse soddisfazioni. Proprio più che il campionato, la vettura. Il Formula alla fine rimane la macchina da corsa vera e non per niente, insomma, tutto parte dalla Formula 1 e tutto quello che c'è dietro, insomma. Poi, per carità, non voglio disdegnare nulla, mi piacciono anche le GT e soprattutto mi piacerebbe molto una Porsche, questo sì, però questa è una passione che ho perché considero che sia il Cup comunque un campionato bellissimo, questo posso garantire. Ok, intanto arrivano ancora dei complimenti da parte di chi ti scrive, troviamo un tuo collega Lawrence Balestrini che salutiamo, che dice bravo Berni, campione in pista e fuori. È un altro grande ormai che è sempre con noi, ma veramente un ragazzo proprio simpatico e ci dà dentro anche lui, veramente un grande, grande Lawrence. Poi anche Paolo ci scrive, possono metterti sopra un trattore e vai forte subito. Ma probabilmente per le mie origini agricole che ho, perché io sul trattore ci vado ancora. Pensa che abbiamo anche un altro componente del FX, del nostro campionato, che è Salvatore Liotti, anche lui. Che salutiamo, Salvatore. Salvatore, che lo saluto perché è veramente un grande, anche lui sempre in mezzo ai mezzi agricoli come me, e ci confrontiamo su alcuni modelli che conosciamo di USP, di trattori, di questo, di quell'altro. Non è che possiamo organizzare una sfida tra trattori in pista, magari, tra te e Salvatore? Allora, sarebbe una bella idea, non ti nascondo che io da giovane le gincane trattoristiche le facevo, quelle delle sagre, però ovviamente non è che ho imparato lì a guidare, però una certa predisposizione ai motori c'è sempre stata. E probabilmente sì, Paolo è un ragazzo che mi conosce, che è qui di Verona, quindi sa da dove proviene. Eccolo qua, il Salvatore Liotti. È veramente un bravo ragazzo, è un pilota fortissimo. Lui adesso sta facendo benissimo nel suo campionato, nella sua categoria, ma se avesse una vettura di livello come le nostre, ci darebbe del filo da torcere, perché è veramente forte, davvero. Ormai è anni che io lo seguo, la prima volta che l'ho visto era a bordo di una Radical. Io sono stato pilota Radical nel campionato europeo 2011 e ti garantisco che a vedere lui a Mugello, detto quello lì, è comunque uno che va. E in effetti non mi sbagliavo, ma ormai individuo subito quelli che hanno il piede buono. Eh sì, ma tu sei un talent scout anche, sei anche driver coach, insomma, diciamo che ti diverti anche a poter insegnare il mestiere, no, Bernardo? Perché poi tra l'altro hai anche realizzato dei corsi, diciamo così, di guida sicura. Vuoi parlarcene magari, se ricorderai l'esperimento? Certo, è una cosa che mi soddisfa molto e che mi dà veramente soddisfazione quando faccio di trasmettere quelle che sono le emozioni che provo io in pista e cerco di dare a qualsiasi, ma non chiamo neanche clienti, sono più amici che altro, e dare quelle motivazioni per trovare il giusto feeling con qualsiasi mezzo vadano in pista. E chiaramente ho voluto appunto la licenza di coach driver e quant'altro, perché questa è una cosa che mi vedo che mi riesce abbastanza bene, collaboro con alcuni team per questa cosa qua e mi dà soddisfazione, perché
riesco a trasmettere le emozioni, ma soprattutto a dare quel senso di sicurezza a chi guida delle vetture da corsa o delle vetture GT, per cui hanno una buona performance, nello stesso tempo in sicurezza, perché è importante comunque saperle anche portare poi queste macchine qua, quindi avere le idee chiare di quello che c'è da fare quando si va a affrontare una curva. Lo faccio, l'ho sempre fatto, e ripeto, anche a vedere dal kart dei ragazzini molto giovani che possono partire ed iniziare a dargli una mano su questo percorso è molto importante. Il kart è la scuola, diciamo, per quanto riguarda le corse, le auto da corsa, e individuo abbastanza in fretta quelle che sono le caratteristiche positive di ogni ragazzo che vado a vedere e visionare, insomma, sicuro. Ci scriveva tra l'altro Rosario che ha provato una M3 con te di fianco sul bagnato. Sì, vero, vero. Eravamo al circuito di Cremona, era un M3 che io avevo praticamente utilizzato su al Nürburgring, perché ho fatto alcune gare insieme ad altri piloti sul bellissimo tracciato del Nürburgring, e Rosario è stato uno che è venuto, sicuramente un amico che è venuto con me e che, diciamo, ha avuto modo di guidare con me a fianco, e che gli ho dato quelle piccole, diciamo, informazioni utili per portare un mezzo come un M3, che non è comunque facile, una trazione posteriore vecchia maniera, poi senza controlli, senza niente, però avere la massima sicurezza, sebbene il circuito era appunto inondato d'acqua, però siamo riusciti a divertirsi lo stesso, e vedo che gli è rimasta, ormai è passato qualche anno, ma gli è rimasta una cosa, quindi forse da ripetere. Va bene, allora ti strappo una mezza promessa, magari prima o poi porti anche me a fare un giro al tuo fianco, così mi dai qualche dritta. Beh, diciamo che è un obiettivo primario, tu saresti sicuramente uno che ormai con quello che, da quanto frequenti le corse, non c'è tanto da dirti, però sai, poi bisogna vedere quando sei in macchina. Se... mi sono limitato a provare una Predators in alcune occasioni, però insomma, diciamo che commentare le gare è una cosa, poi andare forte in pista è completamente un'altra cosa, quindi molto spesso noi tutti, anche che lavoriamo nel mondo della comunicazione, leggiamo certi commenti fatti da chi magari non ha mai messo piede in un autodromo in vita sua. Abbiamo poi il privilegio, nella fattispecie, di poter noi entrare in contatto con piloti che ci raccontano le proprie esperienze, e quindi di avere determinati feedback, però vi posso garantire che un conto è vedere le macchine dall'esterno, un conto è calarsi all'interno di un abitacolo, perché bisogna essere veramente molto molto abili per poter gestire tutta una serie di cose e soprattutto esprimersi ad alti livelli. Questo è davvero una cosa molto importante. Intanto ci scrive anche Paolo, dice: e con la Lotus ne vogliamo parlare, quindi affiorano i ricordi qua, no? Beh sì, c'è un po', viene fuori un po' tutta la mia carriera, dai, comunque ci sta anche quella, sono tutte macchine che, diciamo, un po' ho avuto e un po' ho corso anche con alcune macchine, quindi è chiaro che alcuni ricordi escono. Bernardo, allora noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, prossimo appuntamento a Imola, su un circuito che tu ami molto, e quindi sarai ancora lì pronto a dare il 100%. Certo, Imola sarà la prima weekend di settembre, io adesso vorrei prepararmi, ho in mente delle sessioni di kart, soprattutto per l'allenamento fisico, e poi vorrei fare un paio di uscite per... Diciamo che vedendo come stanno andando le cose ultimamente, mi serve ancora mezzo secondo, Marco. Quindi ho necessità di migliorare, diciamo, la performance assoluta, e questo mi costringerà, lo farò volentieri ovviamente, a fare dei test proprio per, in vista di essere al meglio per Imola. Imola è una pista che io amo, ho vinto spesso a Imola. Mi dai ricordi da una vita, diciamo, sia da Villeneuve, dagli esordi nel 79, quando la pista era completamente diversa, ma anche il periodo di Schumacher, che chiaramente è stato un altro grande che è rimasto nel cuore. Io ogni volta che entro nell'autodromo di Imola, le curve cerco di farle alla stessa maniera, cerco di essere preciso come loro, cerco di essere, diciamo, di copiare al massimo quelli che sono stati i miei esempi, diciamo, e che ho nella mia mente. E chiaramente mi emoziona affrontare ogni curva, dalla Tosa, la Pirattella, le acque minerali. Sono tutte situazioni che chiaramente mi rendono estremamente felice ogni volta che ci vado. Quindi poi a Imola ormai ho tanti amici, dai Marshall, perché a volte li conosci proprio per qualche uscita di strada che fai, qualche volta che si va in ghiaia, ed è una situazione che
mi dà estrema gioia. Infatti io quest'anno speravo di averne due di gare a Imola, poi alla fine una è stata annullata, a posto siamo andati a Misano, però vabbè, l'importante è che ci dobbiamo andare e a settembre sarò sicuramente pronto per la massima performance come sempre. E naturalmente saremo pronti a seguirti anche attraverso i tuoi canali social, il tuo sito, quindi mi raccomando, seguite numerosi Bernardo Pellegrini. Spazio a te Bernardo, se vuoi salutare qualcuno, magari fare una dedica post gara dopo il tuo successo di ieri. Sì, chiaramente saluto tutti quelli che diciamo mi sono stati vicino, anche perché a volte individuano anche le mie difficoltà diciamo in pista, e che quindi un team mi ha supportato bene, che mi ha dato una mano per essere pronto poi per gara 2, perché chiaramente sai, stare davanti è una cosa, rimanerci è ancora più difficile. E quindi ringrazio chiaramente chi crede sempre in me, i miei sponsor, che sono praticamente delle aziende che mi stanno aiutando molto e che credono nel progetto che ho iniziato alcuni anni fa, mi stanno dando fiducia e mi supportano diciamo con una certa tranquillità e serenità per affrontare anche le gare successive. Non è facile, però io confido molto chiaramente in quello che stiamo facendo, cerchiamo di fare pochi danni e tanti risultati, questo è importante per il proseguo del campionato, e chiaramente tutti quelli che mi seguono e che mi danno il supporto morale per credere sempre nel progetto di portare a casa un risultato definitivo. Questo è l'obiettivo principale che ogni pilota può avere diciamo nella sua carriera, finché il cronometro mi dà ragione io vado avanti, non ho voglia di smettere, quindi proseguo così e spero di proseguire per ancora molti anni. E allora noi te lo auguriamo, naturalmente intanto vediamo anche qualche immagine che ti ha visto, eccolo qua, Bernardo nel suo abitacolo con la sua Dallara a Monza. Questa è la gara che ha inaugurato questa stagione, che ha aperto questa stagione, e quindi belle queste immagini, così avete anche modo di vedere. Vedete anche tra l'altro il casco, che è molto particolare, ci ricorda qualcuno, giusto Luca? Chi ci ricorda questo casco? Ma se devi attivare il microfono, Luca. Il casco mi trovo impreparato, sinceramente. Perché aia, questi giovani. Anche la storia che ero presente quando Bernardo l'ha raccontata, però mi trovo impreparato. Nicola, cosa gli diciamo, Luca? Villeneuve, padre. Mi trovate impreparato. Male. Sei perdonato perché sei giovane, dai. Grazie. Comunque... ecco qua, è corso anche un discreto rischio la prima variante, comunque tutto è filato liscio. Allora noi ringraziamo davvero Bernardo Pellegrini per essere stato in nostra compagnia, è sempre un piacere scambiare due chiacchiere con te, e naturalmente ci vediamo in pista, Bernardo. Il piacere è mio, vi ringrazio, perché comunque anche queste cose qua aiutano nel motorsport, e mi piace fare parte di questo gruppo, mi piace avere voi che mi seguite, che mi date il supporto necessario per tutto quello che è il nostro programma di gare, ed è un grande lavoro il vostro, te Marco sei sempre molto impegnato, sicuramente noi saremo un po' più tranquilli per un paio di mesi, però noi ci diamo appuntamento sicuramente per settembre alla gara di Imola, e sicuramente ci sarò, ovviamente. Intanto guarderò te che andrai in giro per tutti gli autodromi d'Italia e non solo, perché ovviamente... Sì, ma se lo dici così sembra che vado in vacanza. Diciamo che non è una vacanza sicuramente, però hai un impegno veramente grande, però sai, la tua presenza è fondamentale per mantenere alto diciamo l'interesse verso il motorsport, che sembra minore, ma che minore non è, perché in realtà ci coinvolge tutti completamente e dal di dentro. Cioè, la Formula 1 è una cosa, noi siamo completamente un'altra cosa, questo è chiaro ed evidente, ma coinvolge un sacco di persone con una passione incredibile. A volte vivere il motorsport nelle situazioni diciamo di secondo livello ti fa capire quanti sforzi e quanta fatica bisogna fare per essere in questi contesti. E la cosa, il vostro lavoro aiuta anche noi, questo è molto importante. No, ma lo posso testimoniare, perché poi è bello magari andare fine gara nel paddock, che ieri ho ricevuto in omaggio una bottiglia di spumante, per esempio, da Mauro Valentini, e poi vai dall'altra parte, ti offrono il salame, e quindi questo è il modo anche di vivere il motorsport e
di creare un'atmosfera che poi fa parte del mondo delle corse. Siamo tutti abituati troppo a dover a vedere il mondo così quasi irraggiungibile della Formula 1, però noi di LiveGP lo facciamo da sempre cercando di valorizzare quello che è il motorsport anche nelle altre realtà che meritano sicuramente uno spazio assolutamente doveroso. Io ringrazio Bernardo, ci sentiamo molto presto e in bocca al lupo naturalmente. Ciao Bernardo. Grazie, ciao a tutti e buona serata. Ciao Nicola, ciao Luca. Ciao, ciao Marco. Grazie a Bernardo Pellegrini per essere stato con noi. Allora noi andiamo in questa parte conclusiva della nostra puntata. Secondo me è sempre un piacere scambiare due chiacchiere con i piloti, perché poi ci raccontano ognuno le sue esperienze, arrivano da mondi diversi. Questa sera abbiamo avuto due piloti magari lontani tra loro per esperienze e per motivi anagrafici, ma comunque entrambi ci hanno raccontato delle cose davvero molto interessanti, e noi ci teniamo a fare in modo di poter raccontare questa realtà, perché rappresentano la vera essenza del motorsport. Quindi basta con le dichiarazioni impacchettate, infiocchettate che siamo spesso abituati a sentire, e viva quindi la sincerità e viva il vero motorsport. E dopo questa chiosa, insomma, Nicola, parlaci un po' del Gran Premio d'Austria, va? Il Gran Premio d'Austria, allora, Verstappen praticamente ha fatto control C, control V rispetto alla settimana scorsa, nel senso che insomma la sua gara è stata abbastanza lineare, ha preso e partito e non lo ha visto più nessuno, nemmeno le telecamere, perché l'hanno inquadrato pochissimo. E, che dire, dietro una bella gara di Lando Norris, che per poco non gli soffiava la pole il sabato, e domenica invece ha ottenuto un ottimo terzo posto. Da segnalare i problemi di Hamilton, che lo hanno relegato al quarto posto, quindi ai piedi del podio. Problemi, pare che abbia toccato con un po' troppa violenza i cordoli nelle ultime due curve. Fatto sta che in Mercedes abbiamo avuto un fatto quasi storico, direi, perché dal muretto box hanno dato il permesso a Bottas di attaccare, no? Hamilton, cosa che in tempi magari tempi recenti non era mai successo. Un segnale che, insomma, la Mercedes vuole lottare punto su punto per il costruttore, e quindi abbiamo perso l'audio con Nicola, vediamo se lo ritroviamo. Vedete che oggi si è equipaggiato di un microfono innovativo. No, l'abbiamo perso. Luca, vienici in soccorso. Sì, intanto come... Nicola lo vediamo. Aspetta, ora test, prova. Prova. Siamo abbastanza disturbato, Nicola, quindi nel frattempo cedo la parola a Luca, così puoi, diciamo così, verificare, testare ampiamente il tuo microfono. Effettivamente abbiamo, Luca, avuto modo di poter vedere un episodio abbastanza inconsueto, ovvero è stato dato l'ordine a Bottas di superare Lewis Hamilton, cosa che forse non era mai successa praticamente. No, a memoria no. Comunque è stato bravo Bottas a respingere, almeno portarsi davanti a e restare davanti a Lando Norris, a chiudere al secondo posto. Risultato prezioso per lui e per la Mercedes, che adesso si trova comunque con 32 punti di distacco, perché Hamilton ne ha 32 nei confronti di Verstappen. La situazione è ancora lunga, il mondiale è ancora lungo, però 32 punti vuol dire una gara, quindi Verstappen può attualmente permettersi un errore, diciamo, e comunque restare al comando con X punti di vantaggio su Hamilton. Vedremo, prossima gara a Silverstone, dove tra l'altro ci dovrebbe essere la gara sprint, mentre se Nicola è ritornato lascio a lui largo sentenza sulla gara delle Ferrari, che perdono altri punti nella battaglia per il terzo posto costruttori, 19 tra le McLaren e la Ferrari, che questa volta a Spielberg, come accaduto nel GP di Stiria, ha deciso di sacrificare la qualifica per la gara. Ma in realtà io più che la Ferrari volevo parlare con voi anche dell'argomento.
dell'argomento con cui abbiamo di cui abbiamo discusso anche con Bernardo Pellegrini poc'anzi, ovvero la questione delle penalità, perché davvero ne abbiamo viste tantissime in passato. A Red Bull Ring le penalità venivano date per la questione dei track limit, quest'anno invece per delle manovre di accompagnamento sulla ghiaia. Però come lo giudicate voi, Nicola? Sentite adesso, ti sentiamo, e anche gli amici da casa vogliamo sapere il vostro parere, giuste o sbagliate le penalità ieri che hanno affibbiato appunto a Perez addirittura in due occasioni. Ma allora, se posso, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto prima Bernardo, cioè allora quella di Norris è allucinante secondo il mio punto di vista, l'ha detto anche Horner che non era assolutamente penalizzata, anche perché non ha toccato Perez, non l'ha proprio toccato. Quella di Perez va bene, può anche starci, però allora mettiamoci d'accordo, perché se un pilota fa due volte la stessa cosa non può prendere 5 secondi la prima volta, 5 secondi la seconda e finire addirittura davanti al pilota che ha buttato fuori due volte. Parto dicendo che per me non era da penalizzare, prima cosa, perché se penalizziamo questo, voglio dire, un pilota deve pur difendersi in qualche modo, mi puoi passare all'esterno, io ti accompagno, poi non sono state ruotate cattive, voglio dire, abbiamo visto di molto peggio. E come dire, se partiamo dall'idea dal presupposto di penalizzare queste cose, spiegatemi perché 5 secondi e 5 secondi. La seconda volta, se commetti la stessa infrazione, non può essere la stessa penalità, deve essere più pesante, quindi gli dai o 10 secondi o un drive-thru. È un po' la stessa cosa che succede nel calcio, no? Con il cartellino, prima ti do il giallo, poi ti do il rosso, non ti do ancora il giallo, cioè te lo do ma ti do anche il rosso. Rosario ci dice che le penalità sono sicuramente esagerate, ma l'importante è quella di valutare, la cosa importante è valutare di volta in volta la situazione tenendo sempre conto della sicurezza come prima cosa. Su questo siamo d'accordo, che la sicurezza abbia naturalmente la prerogativa in queste circostanze, ma fino a che punto ci si può difendere in quelle situazioni? Fino a che punto è lecito potersi difendere? Perché il confine tra manovra furba e manovra e traiettoria normale è molto molto sottile, no Nicola? Sì, ma anche perché qui vabbè, parliamo pure di sicurezza, ma io non ho visto manovre da straccio della patente, voglio dire, cioè, un pilota deve pur difendersi in qualche modo, cioè Perez cosa doveva fare? Norris all'inizio cosa doveva fare? Non ha fatto niente, ha fatto la sua traiettoria, non ha cambiato niente. Perez cosa deve fare? Povera, si vede. Dopo possiamo aprire un dibattito sul fatto che Perez non doveva essere lì, ma vabbè, questo è un altro discorso. Ma si vede attaccare da Leclerc due volte all'esterno, lo accompagna fuori, gli dà un paio di ruotatine, sì, ma niente di. Peraltro in zone con la via di fuga in ghiaia, che è chilometrica, quindi voglio dire, non c'è. L'avesse fatto a Baku o come aveva fatto a Singapore, no? Mi ricordo a Singapore aveva fatto una gara da incubo Perez con la. All'epoca era ancora Force India, neanche Racing Point, mise al muro 10 persone, tra cui il suo compagno di squadra, che era Ocon. Lì sì, chiaro, ci sono i muri, non mi stringi fuori, non mi porti fuori contro il muro, perché lì c'è il rischio che mi faccio male davvero. Ma al Red Bull Ring, insomma, con le vie di fuga che ci sono, secondo me un minimo più di libertà ai piloti va lasciata, perché altrimenti, torniamo al discorso che facevo un po' di tempo fa, Circus dopo Imola era, altrimenti il rischio qual è? Di non vedere più 20 piloti che corrono, ma 20 monaci che vanno in fila, uno in fila all'altro, parte il primo, tutti gli vanno dietro, 20 marionette, diciamo. Esatto, sì. e qui nessuno fa proprio un sorpasso, perché se provo e arrivo lungo e per caso sfioro con la ruota il mio avversario davanti, mi penalizzano. Se mi faccio per difendermi e lo metto sull'esterno, mi penalizzano. Qui nessuno prova più niente, quindi è pericoloso secondo me questa tendenza, è autolesionistica questa tendenza della Formula 1 continuare con queste penalità. Non lamentiamoci se poi non c'è lo spettacolo. Cioè, questa infatti, è hai voglia a mettere il DRS? Cioè. Poi faccio una battuta, è una battuta, se c'era di fuga in asfalto non succedeva una certa penalità. Comunque, detto questo... Le facevano al contrario però, perché Leclerc poi andava sull'asfalto all'esterno,
e magari passava Perez perché teneva sul piede, esatto, poi penalizzavano Leclerc perché era fuori. Allora dai. No, poi vorrei dire che per tutto il weekend è stato usato un metodo di giudizio in altre categorie, comunque dalla stessa persona che giudica in un certo modo il Gran Premio Formula 1, delle decisioni assurde in un altro senso, quindi anche due pesi, due misure durante lo stesso weekend, eccetera. E poi vorrei aggiungere un altro tema: queste macchine non permettono il minimo di toccarsi un attimino, che si disfano. Guardiamo esempio Nicola, io ieri sera e lui abbiamo visto la gara dell'IndyCar, dove i contatti sono all'ordine del giorno e le macchine non hanno questa rottura così immediata. E secondo me anche questo è un limite di gara Formula 1, perché appena uno si tocca, Alonso si è toccato leggermente con la macchina, ha rotto il braccetto a sospensione. Non può esistere una cosa del genere, secondo me, se si vuole lo spettacolo, perché alla fine, parliamoci chiaro, che la macchina vanno 3 secondi in più o 3 secondi in meno allo spettatore appassionato non importa, l'importante è che ci sia una gara equilibrata con spettacolo, secondo me. Luca, hai parlato di IndyCar, Nicola, ci riassumi in 30 secondi com'è andata la gara di ieri? Allora sì, finalmente vittoria per Penske e per Newgarden. Era stato veramente sfortunato in questo inizio di stagione, ora ormai direi che si meritava questa vittoria, ed è arrivato ieri sulla pista bellissima, storica di Mid-Ohio. La condotta dall'inizio alla fine, anche se negli ultimi giri insomma è rimasto un po' col cuore in gola anche lui, perché ha optato per una strategia ancora una volta aggressiva, Team Penske, facendolo fermare un po' in anticipo rispetto agli altri, quindi è arrivato negli ultimi 2 o 3 giri che aveva un po' meno etanolo rispetto a Marcus Ericsson che lo stava seguendo, aveva un margine di 10 secondi e poi però è riuscito a tenerne solo un paio, quindi alla fine ce l'ha fatta, ma è stata veramente tirata. Stiamo vedendo le fasi iniziali, qui il primo contatto che ha visto il protagonista Ryan Anterrey, ma il più spettacolare diciamo è avvenuto nel corso del terzo giro, se non ricordo male, sì, terzo giro, quando si è girato Will Power dopo un contatto con Scott Dixon e girandosi ha creato una scena veramente un po' alla Giorni di Tuono con Tom Cruise, con fumo in mezzo alla pista, ed è stato centrato da Ed Jones, e questo ha messo fine alla gara di entrambi. Peraltro non si è fatto male nessuno, ma è stata una scena veramente un po' pericolosa da vedere, e grazie a Dio sono toccati solo loro due, nessun altro ci ha rimesso insomma la gara. Eccolo, l'ho trovato, eccolo qua, vedete, tra l'altro non si vede niente, arriva il povero Ed Jones e lo centra in pieno, e questo ha scaturito la seconda caution di giornata. Vedete, si toccano un pelo, erano in battaglia lui e Scott Dixon. Anche qui, ecco, allora prendo spunto, no? Qui, secondo i canoni della Formula 1, Scott Dixon squalifica. Cioè, ma minimo un drive through. In realtà non è stato neanche messo sotto investigazione. Perché? Perché cosa doveva fare lui? Doveva solo difendersi, si è difeso, si è toccato. Newgarden dopo l'intervista ha cercato un po' di dire doveva lasciare più spazio, però in realtà non c'è stato modo, insomma. Chiudo dicendo terzo posto per Palou, che continua a tenere la sua prima posizione in classifica. Lo cito perché tu dici sempre che è il mio pupillo, Marco, quindi non posso non citarlo. Certo. E altra gara invece così del diretto inseguitore, Pat O'Ward, che su piste di questo genere, come abbiamo già visto e detto a Road America, insomma non trova il feeling. Però attenzione, perché la prossima gara sarà tra un mese, peraltro, sulla pista nuova, sul tracciato nuovo cittadino di Nashville, città della musica, e lì invece sui cittadini Pat O'Ward potrà dire la sua, perché ha vinto a St. Petersburg, ha vinto a Detroit, a Belle Isle, quindi secondo me lì potrà tornare sotto, in un campionato che però, ricordiamo ancora, diciamo è molto, molto stretto, no? La classifica è molto stretta, quindi per le ultime comincerà il rush finale diciamo a Nashville, ne vedremo delle belle ancora, ci sono ancora tante belle gare. Vorrei aggiungere che la finale sarà su un circuito cittadino, ricordiamo che la finale sì, Long Beach. Sarà Long Beach a metà settembre, visto lo slittamento da aprile a fine stagione. Comunque una stagione bellissima da indicare, che ci regalerà emozioni anche per le prossime competizioni, senz'altro. Luca, chi è originario di Nashville?
il Joseph Newgarden. Sì, ma città della musica, ha detto Nicola. Città della musica, Nashville è città della musica, assolutamente. Musica country, musica country, scusa, non ho specificato. Però quindi. Sì, Joseph Newgarden, tra l'altro, di Nashville, quindi proprio padrone di casa, vedremo come si comporterà. Marco, se mi lasci un minuto, ti faccio un minuto. Un minuto, perché vai. Questo weekend sono successi di tutti i colori in tutto il mondo. Io partirei dall'Italia con due parole, anzi due nomi: Charles Wirst e Dries Van Thor, che hanno vinto entrambe le gare del GT World Challenge Europe a Misano, allungano in classifica e si confermano i leader del campionato. Loro hanno vinto l'anno scorso. Da sottolineare in gara 2 il finale in Pro-Am con la Mercedes di SP Performance che ha battuto la Aston Martin in garage 59 per un millesimo di secondo. Andatelo a rivedere questo finale perché è stato incredibile nella classe Pro-Am. Mi sposto poi in Austria perché ci sono state le gare della Formula 3 di cui abbiamo parlato prima, con Dennis Hauger che si conferma il leader incontestato della stagione, un primo, un secondo e un terzo posto per lui. Hauger ha vinto gara 1 partendo dodicesimo, è arrivato terzo in gara 2 partendo sempre dodicesimo, visto l'inversione della griglia. Gara 2 è stata vinta per la prima volta in carriera da David Schumacher, gara 3 invece è stata vinta da Frederik Vesti con Art Grand Prix. È un po' paradossale perché Hauger è partito in pole in gara 3, è arrivato secondo, partiva indietro nelle altre due, ha fatto meglio perché in gara 1 ha vinto. Detto questo, Jamie Chadwick si conferma la padrona della W Series vincendo a Spielberg. Passo falso, tra virgolette, per Ten Vuyden nella Porsche Super Cup, sempre in Stiria. Ha vinto Yannick Evans partendo dalla seconda posizione e prendendo la leadership. La Porsche ha corso anche al Mugello, dove Imperiale ha vinto la 3 ore del campionato italiano Gran Turismo, che Nicola ha trovato l'articolo di Nicola sull'LGP. Ieri pomeriggio c'è stata la gara, certo. Il secondo round del campionato Endurance. E le gare della Porsche della Capitale hanno visto una battaglia tra Cerqui e Quaresmini in gara 1, con Cerqui che ha vinto all'ultima decisiva curva, mentre Marzio Moretti ha vinto la seconda corsa. E poi ti porto in America per finire con l'IMSA, che ha corso il double header di Watkins Glen, seconda gara in meno di una settimana, gara di 2 ore 40, sospesa per gran parte in seguito a un temporale, fulmini che si sono abbattuti nel circuito che sorge nello stato di New York. Ha vinto la Cadillac 31, prima vittoria stagionale. L'ultimo successo risale al 18 luglio dell'anno scorso a Sebring, quindi era un po' che non vincevano Derani e Nasr. Mentre in GT Daytona vittoria per Lexus in una gara che non è valida per il campionato, non è stata valida per il campionato, ma per la WeatherTech Sprint Cup, la classifica interna che tiene conto di tutte le gare sprint per la categoria riservata alle GT3. Finale NASCAR 4 luglio, corsa Road America, Chase Elliott vince ancora, il campione in carica, seconda vittoria stagionale, la 13ª in carriera, la 7ª sui road course, diventa il terzo di tutti i tempi in questa speciale categoria, alle spalle di Tony Stewart e Jeff Gordon. E andiamo con il gong perché è terminata la raffica del nostro Luca Pellegrini. E allora siamo in chiusura, abbiamo fatto noi una puntata Endurance questa sera perché abbiamo sforato alla grande. Se permettete io andrei anche a cena, che dite voi? Buon appetito. Andiamo a cena? Sì, grazie, grazie. Naturalmente qui nella nostra redazione di LiveGP voi non lo vedete, ma abbiamo frigorifero, abbiamo qualche cibaria all'occorrenza che può servirci nelle lunghe giornate che trascorriamo qui in redazione, per cui cerchiamo di non farci mancare nulla, però insomma una cena non farebbe male, specialmente dopo il weekend ad alta tensione agonistica che abbiamo vissuto in pista. Però almeno dai, dalle parti di Misano non si mangia poi così male, almeno il clima è sicuramente piacevole, è una delle trasferte da quel punto di vista più belle dell'anno. Allora ringrazio Luca Pellegrini per essere stato con noi, ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti, appuntamento a Monza per la European Le Mans Series da non perdere, questa settimana torna anche il Mondiale Turismo e domani non dimenticatevi l'appuntamento con la ruota libera, con altre categorie che non va citata.
Tra l'altro, a proposito di domani, voi sapete che il martedì è prevista la nostra puntata abituale di Motorbike Circus, che eccezionalmente non andrà in onda, ma non ci inventiamo chissà che cosa, non stiamo a dirvi non andiamo in onda perché ci sono problemi tecnici eccetera, no, perché c'è la partita dell'Italia e dunque anche i nostri amici di Motorbike Circus seguiranno la nostra nazionale, faranno il tifo nella partita contro la Spagna. Ciao Nicola, grazie per essere stato con noi. Ciao Marco, ciao a tutti, grazie a voi, sempre un piacere. È come un po' quando c'è il Festival di Sanremo, che i programmi nelle altre emittenti non vogliono trasmettere nulla di... No, noi, ragazzi, anche a noi interessa vedere la partita, quindi concedeteci una volta non andare in onda con Motorbike Circus, che comunque ha sulle spalle ben 265 puntate in 8 anni praticamente, quindi comunque diciamo che la costanza di certo non ci manca, ecco. E allora grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, appuntamento con Circus come sempre lunedì prossimo alle ore 21. Da Marco Previtere è tutto, un saluto, alla prossima, ciao!